Benvenuti ad Economia Dialoghi sull'impresa, lo spazio di comunicazione e approfondimento economico proposto settimanalmente da Confindustria Chieti Pescara Rete 8. Parliamo nella puntata odierna, nei nostri 30 minuti a disposizione, ad esempio quali siano gli strumenti, le opportunità per le aziende relativamente alle performance sullo scenario internazionale. Ricordiamo ad esempio che nel periodo della pandemia proprio il segmento estero ha rappresentato per tanti comparti un pilastro indispensabile. A queste considerazioni bisogna aggiungere il momento storico attuale che stiamo vivendo, in cui giustamente le considerazioni relative alla guerra in corso meritano effettivamente un approfondimento ulteriore. Quindi ne parliamo con gli ospiti di Confindustria Chieti Pescara che sto per presentarvi. Vado in collegamento per dare il benvenuto a Roberto Costa, che è direttore della Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito. Buonasera. Buonasera a voi. E ancora Alessandra De Santis, vice segretario generale della Camera di Commercio Italiana in Germania. Buonasera. In studio un gradito ritorno Alessandro Addari, che è vicepresidente di Confindustria Chieti Pescara con delega alla internazionalizzazione. Buonasera. E proprio la prima domanda va al vicepresidente Addari, al quale desideriamo chiedere come Confindustria supporta concretamente le aziende che desiderano, soprattutto in questo momento storico, sottolineiamo questo passaggio, la loro voglia o necessità di confrontarsi con il comparto internazionale, un po' di esperienze al riguardo. Prego, vicepresidente. Sì, assolutamente fondamentali sono le tre parole chiave: informare, formare e facilitare. Facilitare relazioni con gli attori istituzionali, con gli importatori, i distributori, la rete, in questo caso ecco, sono molto lieto di creare questa relazione con due importanti Camere di Commercio Italiane all'estero. Ecco, questo è il nostro focus. Tra l'altro nei forum per l'internazionalizzazione abbiamo lanciato l'anno scorso il secondo forum, ci siamo focalizzati proprio sul rafforzamento della rete istituzionale con Agenzia ICE, prima di tutto col MAECI e poi con SACE SIMEST, per creare non solo momenti di formazione e informazione, ma anche con i B2B occasioni per le imprese di comprendere quali opportunità possono essere valorizzate attraverso questa rete. Abbiamo tra l'altro in programma per il 28 di aprile una tappa nazionale di Assafrica e Mediterraneo, con un focus su due aree molto importanti per le esportazioni italiane, soprattutto in prospettiva, che sono appunto l'Africa e il Medio Oriente. Lo faremo tra l'altro con il presidente Dal Checco e con il direttore generale di Assafrica, la dottoressa Pizzi, per portare agli imprenditori proprio degli elementi concreti per innestare questo processo di cambiamento. Tra l'altro avremo anche due aziende associate al sistema Confindustria Chieti Pescara con i loro case history, quindi che racconteranno come hanno affrontato rispettivamente questi due scenari molto importanti. Quindi la parola chiave è sempre più conoscere, comprendere le dinamiche sempre più complesse, diversificare le aree geografiche anche dell'export e cogliere le opportunità che a volte si presentano nei mercati vicini, nei mercati limitrofi, che vanno colte e consolidate, e a volte in mercati molto più lontani e molto più complessi e articolati. Grazie vicepresidente, ha parlato di necessità di formare e informare, quindi in tal senso vorrei dare la parola alla dottoressa in collegamento per capire come la Germania riesce sempre a essere un paese di riferimento per le aziende italiane, come si stanno rapportando, soprattutto quali sono i settori fondamentali. Quindi a lei, dottoressa De Santis, la parola. Sì, la ringrazio. La Germania è da tanti anni, da decenni, il primo paese di riferimento nell'interscambio commerciale con l'Italia per settori come quello chimico-farmaceutico, la meccanica e l'automotive, e poi al terzo posto il food and beverage, e sono anche i settori che contraddistinguono l'export abruzzese.
La nostra Camera è da oltre 110 anni al fianco delle aziende italiane che esportano in Germania e in Austria e attraverso insomma, le nostre sedi di Francoforte, Lipsia, Berlino e poi abbiamo una serie di altre rappresentanze, quello che facciamo è supportare, aiutare le aziende italiane a espandere il proprio business, detta proprio in soldoni, in modo pragmatico, a vendere i propri prodotti e servizi in un mercato estremamente interessante ma anche competitivo come quello tedesco. Lo facciamo attraverso progetti finanziati da enti, associazioni come Confindustria, come Camere di Commercio, ma anche attraverso regioni, ma anche attraverso l'intervento diretto di aziende a cui offriamo la nostra consulenza nella ricerca delle controparti commerciali più adatte per il mercato tedesco, perché ci possono essere possibilità di business per ogni settore e per ogni tipologia di azienda. La cosa fondamentale è la preparazione al mercato, come diceva giustamente il Presidente Addari, è importante prepararsi, essere preparati, informarsi. E se pensate, se le vostre aziende pensano che il mercato tedesco sia un mercato interessante, è importante affidarsi a degli esperti con i quali analizzare con quale prodotto entrare nel mercato, attraverso quale canale di vendita, con quali tempistiche. Bene, grazie dottoressa De Santis. Passo la parola, restiamo sempre all'estero. Andiamo in Regno Unito per sentire la testimonianza del direttore Costa. Che cosa ci racconta lei dal suo osservatorio, dal suo punto di vista? Ci parli della sua esperienza di imprenditore e ci dia un po' il polso della situazione. Prego. Guardi, da imprenditore le posso dire che negli ultimi 2 anni, diciamo che a Londra abbiamo avuto una tempesta perfetta, nel senso che oltre alla pandemia e ai vari lockdown abbiamo avuto anche la Brexit, quindi ci siamo preparati al meglio per affrontare questo storm, questa tempesta. La situazione adesso ovviamente è sempre un po' tesa per la guerra, che abbiamo purtroppo non vicino ma neanche distantissimo. Come Camera di Commercio abbiamo supportato tutti i produttori italiani che volevano esportare, oltre ovviamente a tutti gli imprenditori italiani che volevano aprire e volevano fare impresa qua a Londra. Questo è quello che fa la Camera di Commercio. Ovviamente abbiamo un desk atto esclusivamente per la Brexit, per informare appunto tutti quelli interessati quali sono le problematiche che ha creato la Brexit dopo il mese di ottobre scorso, che sono state diverse soprattutto per il trasporto e per l'importazione dei prodotti con nuove duty e con nuove leggi. E nonostante tutto questo le posso dire che questa città rimane una città unica, è una città dove si ha il piacere di vivere, devo dire sinceramente, una città viva che vuole crescere, che continua a crescere e che è aperta assolutamente al mercato internazionale, che sia europeo ma anche e soprattutto americano. Direttore, ci dici un attimo come ha impattato Brexit relativamente a tutte le dinamiche che lei accennava, così giusto in un minuto, massimo un paio di minuti, a mo' di flash. Certo, ma guardi, ha impattato sicuramente per i piccoli imprenditori, se parliamo dell'hospitality, ha impattato per i piccoli ristoratori, quelli che prima importavano la merce diciamo dall'Italia per conto loro, mentre adesso, considerato le spese aggiuntive di trasporto e di duty, si ha bisogno assolutamente di fare cooperazione o di affidarsi a aziende più grandi. Ha impattato moltissimo per quello che riguarda l'assunzione, il personale. Dai calcoli che a Londra in questo momento ci sono, no a Londra, in UK in questo momento ci sono circa 2 milioni di posti di lavoro vacanti, ad esempio. Quindi il personale è probabilmente la piaga peggiore, non riusciamo a trovare personale. Non trovare personale significa anche aver alzato di molto la soglia del minimum wage,
che per legge sta arrivando a £9,90, ma di fatto poi a livello operativo si è alzata di molto, perché non trovando, appunto, non essendoci moltissima offerta, si sono alzate diciamo le aspettanze. Ha impattato in questo senso molto. Noi con la Camera di Commercio stiamo lanciando un'accademia, ad esempio, che partirà a luglio, un'accademia che si chiama Maturo, proprio per portare su ragazzi dall'Italia, per formarli per 6 mesi. Abbiamo ovviamente lavorato con l'immigrazione in UK, quindi abbiamo questo nulla osta per portare sui ragazzi in Italia e farli lavorare con un programma didattico a livello teorico per 3 volte la settimana e a livello pratico per un massimo di 40 ore sempre settimanali, e insegnare loro quella che è la gestione amministrativa. Parliamo sempre di hospitality, ovviamente. Per quanto riguarda gli investimenti in UK, continuano ad esserci, quindi ha impattato sicuramente all'inizio, perché molti si sono spostati in Europa, molti in Germania, tantissimo, Francoforte, ma molti anche a Parigi ed Amsterdam, ma nonostante tutto si continua ad investire in UK. Ci sono delle start-up veramente molto interessanti che anche la Camera sta seguendo, di tecnologia, quindi crediamo che diventi un hub molto molto interessante comunque Londra. Grazie, era importante questo passaggio per avere più nitido tutto il quadro. Adesso torniamo qui in studio per avere un quadro relativo all'export in Abruzzo, e quindi passo la parola al vicepresidente Addari, prego. Sì, ecco, l'export in Abruzzo, abbiamo anche dei flash, no, delle slide che ci possono supportare. Gran parte dell'export abruzzese deriva dal settore dei mezzi di trasporto. Questo ovviamente è un grande valore per il nostro territorio, è un settore ad altissimo valore aggiunto, concentrato, come sappiamo, soprattutto nell'area a sud dell'Abruzzo, in Val di Sangro. È un settore che crea uno straordinario indotto. E l'obiettivo che tutti noi, a mio avviso, dobbiamo porci, ecco, qui vediamo ad esempio il dato sul peso dell'export rispetto al PIL regionale, 26,8%, un dato sicuramente importante che, a mio avviso, possiamo contribuire tutti insieme, facendo sistema, ulteriormente a sviluppare. Un dato, a mio avviso, migliorabile è questo 36%. 36% del nostro export va a finire nei paesi extra UE. Vi do un dato relativo alle Marche, dove il dato è del 41%. Quindi, perché Marche? Perché è una regione con un tessuto manifatturiero industriale simile al nostro, che può rappresentare per noi anche un punto di riferimento. Ecco, nella slide successiva, quindi il peso totale di 8,6 miliardi di euro, vediamo appunto che il 46% è destinato ai mezzi di trasporto, poi c'è una ripartizione sulla sinistra anche degli altri settori. Un altro dato che vi porto è relativo sempre alle regioni Marche, dove il settore più consistente in termini di export, cioè quello legato alla meccanica strumentale, pesa il 18%. Cosa significa? Significa che la nostra regione, oltre a consolidare il valore che ha in termini di export sui mezzi di trasporto, deve sicuramente rafforzare gli altri settori proprio per uno sviluppo armonico della regione. Andando avanti in maniera fluida, possiamo dire che queste sono le principali destinazioni, quindi sicuramente Francia, Germania sono praticamente allineate in termini di percentuale, Stati Uniti al terzo posto, e poi vedete che il Regno Unito è un paese per noi molto importante, perché rappresenta il quarto posto in questa sorta di classifica che abbiamo stilato. E più avanti, volendo fare proprio un focus legato ai singoli settori, vedete, questo è l'export generale dal 2017 al 2021 in Germania. Vedete che la Germania, nonostante tutto, mantiene una buona posizione, un'ottima posizione in termini di miliardi esportati. E andando avanti possiamo leggere nella slide successiva anche un focus, ad esempio, sui mezzi di trasporto, dove c'è comunque un numero molto importante, tuttavia in flessione.
dopo i mezzi di trasporto, nella slide successiva, un altro cavallo di battaglia, lo citava prima la dottoressa De Santis, riguardante proprio alimentari e bevande, e qui troviamo un trend in crescita, anche se in termini di valore più ridotto rispetto ai mezzi di trasporto, e andando ancora avanti, meccanica strumentale, che è un altro settore di punta, qui notiamo, vedete, un trend comunque di crescita rispetto all'annus horribilis, come sappiamo, del 2020, un ottimo recupero. Proseguendo questa disamina molto, molto veloce, però per darci la slide successiva alcuni elementi, vedete, mi balzava agli occhi il dato degli apparecchi elettrici, che è un dato molto importante. Ecco, questo anche per dire, il messaggio è: attenzioniamo anche dei settori apparentemente meno visibili, tuttavia verso i quali abbiamo un numero, un valore di aziende e di valore esportato molto importante, come appunto questo degli apparecchi elettrici. Proseguendo ulteriormente, ecco, qui siamo nel quadro degli UK, vedete, il trend è comunque un trend positivo rispetto al 2020, non era difficile da un certo punto di vista, visto il meno 19,36%, ma comunque è un dato importante, quindi per noi è un paese davvero molto importante e strategico. Andando sul dato settoriale, sulla slide successiva, anche qui ho fatto un highlights, vedete, mezzi di trasporto, un valore molto importante, interessante notare un trend in crescita dell'11,05%, proseguendo alla slide successiva, alimentari e bevande, anche qui conquistano un'ottima posizione nel ranking, ahimè sicuramente la Brexit non sta agevolando, lo diceva prima il direttore Costa, questi flussi, quindi notiamo una diminuzione abbastanza importante, del meno 18% del nostro export. E in chiusura, appunto, sulla meccanica strumentale, vedete un numero comunque importante di meccanica strumentale che andiamo ad esportare nel Regno Unito. Ecco, questo era... c'è un'altra slide successiva anche qui sugli apparati elettronici. Mi interessava molto capire, anche andare ad approfondire, sicuramente sarà oggetto di un approfondimento successivo, di questo exploit, vedete, di apparecchi elettronici in UK, con una crescita rispetto al 2020, ma anche agli anni precedenti, davvero esponenziale. E poi, ecco, tessile e abbigliamento in chiusura, un settore, come sapete, per l'Abruzzo importante, anch'esso molto strategico. Qui vediamo una flessione, ma con numeri tuttavia importanti. Ecco, questo era per puntellare un po' i dati, ma anche per confrontarci con, in questo caso abbiamo preso ad esempio le Regioni Marche, per sottolineare quanto la nostra regione stia facendo bene e quanto dobbiamo fare meglio in quell'ottica di diversificazione dei mercati, di rafforzamento della presenza extra UE, di diversificazione dei settori, e la regola l'accennava prima anche la dottoressa De Santis, quando faceva riferimento, insomma, al fare rete anche tra le aziende per affrontare mercati complessi. Vicepresidente, l'ascoltavo e mi chiedevo, mentre lei faceva questa carrellata, questa disamina molto scorrevole e molto puntuale, nonostante fosse agile, e dal punto di vista dell'atteggiamento imprenditoriale, che cosa è cambiato relativamente agli orizzonti verso l'export? Se c'è stato un cambiamento, ma immagino di sì. Post pandemia, nel nostro Abruzzo, lei ha notato un atteggiamento diverso? Io ho notato una presa di coscienza della complessità, io credo che questo sia l'elemento chiave, cioè molte imprese, parlo soprattutto di imprese piccole, poco strutturate, hanno compreso che oggi per affrontare i mercati occorre conoscerli. Sembra banale, tuttavia tante volte abbiamo visto meno attenzione, ad esempio, nel prepararsi su un mercato prima di affrontare una fiera internazionale, sulla normativa, sulle eventuali barriere non tariffarie, quindi magari non c'è il dazio, ma ci sono delle prescrizioni, delle certificazioni, sullo studio dei concorrenti. Ecco, questo credo, questa presa di coscienza vedo come elemento di rafforzamento nella consapevolezza di molti dei nostri imprenditori. Grazie, era importante questo appunto. Vado adesso dalla dottoressa De Santis in Germania per tentare di avere un attimo qualche accenno relativo a buone prassi e ci dia qualche esempio concreto di aziende che sono riuscite a far bene in Germania. Prego. Al netto del fatto che
ovviamente non si possono fare nomi perché è sempre un po' complesso. Le posso dire che sicuramente i settori come quelli di cui parlava il vicepresidente Azzari, come la meccanica, sono settori che danno molta soddisfazione all'export italiano. In un filone di attività che abbiamo creato nel 2015, che si chiama Italy Meets German Buyers, portiamo annualmente diversi buyers tedeschi a conoscere la subfornitura italiana, che è una subfornitura di eccellenza. E gli anni di pandemia hanno insegnato che è una subfornitura a portata di mano, quindi sovvertendo anche una serie di problemi di catene di fornitura che negli ultimi due anni si sono verificate. Attraverso anche la collaborazione con associazioni tedesche come quelle degli acquisti, BME e anche le piattaforme digitali come TechPilot, che sono nostre socie, e abbiamo generato oltre 500 incontri in questi ultimi 7 anni, e con un buon risultato, almeno insomma il 5% di tutti questi incontri sono diventati un rapporto duraturo d'affari, e quindi una fornitura duratura. Almeno quello che ci è dato di sapere è questo. Anche nel settore food sicuramente i successi sono tanti, soprattutto in questi anni di pandemia possibilità di organizzare con agilità incontri B2B e masterclass digitali hanno portato anche il successo di aziende eccellenti anche tra i produttori abruzzesi, e questo ci ha dato molta soddisfazione. È chiaro che tutto questo va, come diceva il vicepresidente, supportato da una buona strategia, e poi ci sono degli elementi che secondo me vanno particolarmente attenzionati. Formazione, digitalizzazione e sostenibilità sono parole chiave all'interno dei processi di internazionalizzazione verso la Germania, ma credo insomma verso l'Europa tutta. Grazie dottoressa. Direttore Costa, abbiamo ascoltato, no? Abbiamo visto alcuni esempi concreti che provenivano dalla Germania, e quindi chiedo a lei, che ci stava illustrando una serie di progetti e comunque sia di azioni mirate ad incentivare l'export verso UK, a lei chiedo di continuare ad illustrarci questo mosaico così ricco. Prego. Sì, ma guardi, noi abbiamo con la Camera di Commercio finito da poco, tra l'altro, la nostra camera, il nostro spazio. Offriamo servizi, diciamo, ad esempio abbiamo lanciato adesso un servizio che si chiama The True Italian Taste, che è seguito anche da Assocamere, proprio per la lotta al crowdfunding, quindi per in qualche modo preservare il prodotto italiano, il prodotto regionale, soprattutto la biodiversità italiana. Londra negli ultimi 10 anni, da un punto di vista enogastronomico, è cresciuta moltissimo, credo di poter dire che è una delle città al mondo con un'offerta di cibo e di vino in assoluto di tutto rispetto. E noi stiamo cercando di valorizzare al massimo la biodiversità italiana, questa biodiversità che regione per regione si dimostra sempre a 360 gradi estremamente interessante. Stiamo lanciando appunto il concetto di ospitalità, di eccellenze di ospitalità, per verificare che tutti i ristoranti che aprono la bandiera italiana rispecchino realmente quella che è la cucina italiana, e soprattutto quelli che sono i produttori italiani che devono essere esportati, devono essere raccontati dai ragazzi che collaborano insieme a noi. E come vi dicevo prima, considerato il fatto anche che c'è un quartiere che sta crescendo moltissimo, io lo chiamo la Manhattan di Londra, che è Canary Wharf, diciamo un po' la culla della tecnologia. In questo momento stiamo seguendo diverse attività di start-up tecnologiche. Non mi stupisce il fatto che le apparecchiature elettroniche, dai dati che ci citava prima il vicepresidente, siano in assoluto quelle che negli ultimi 2 anni in valore proporzionale stia crescendo di più, proprio perché la digitalizzazione, la tecnologia oggi
si esprime con delle startup veramente molto interessanti a livello internazionale e addirittura a livello mondiale. Grazie direttore Costa. Mentre lei parlava, la regia mandava in onda le immagini bellissime che ci ha fornito, quindi vedevamo lo chef Locatelli come esempio, no, di ambasciatore dell'Italian Sounding legato all'agroalimentare. C'è molta attenzione in questo senso. A lei vorrei chiedere, più che dati o altro, esperienze sul campo. Che cosa piace ai londinesi da quel punto di vista, poi in maniera molto più generale? Il Regno Unito che cosa apprezza dal punto di vista dell'agroalimentare? Ah, guardi, le dico, come le dicevo poc'anzi, negli ultimi 10 anni sono cresciuti moltissimo. Lei calcoli che negli anni 80, fino a metà degli anni 80, in UK l'olio d'oliva si comprava in farmacia, quindi puoi immaginare la qualità percepita degli inglesi, come poteva essere. Apprezzano tantissimo oggi la storia dietro il prodotto, apprezzano tantissimo quando c'è una storia dietro un prodotto vera che si percepisce e poi si trasferisce nel piatto. La formazione, io cerco sempre di spiegare ai ragazzi a cui facciamo formazione che per avere successo servono 6 cose. Che sono formazione, 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 motivazione, motivazione, motivazione. Questo perché se un ragazzo si forma diventa anche motivato. E quello che piace agli inglesi è proprio questo, vedere la motivazione e la formazione atta a raccontare la storia della nostra biodiversità. Di prodotti, guardi, io le parlo per esperienza personale, lavorando a Londra ormai da 10 anni, ho imparato ad apprezzare tutta l'Italia, tutta, diciamo avere un po' una prospettiva da Aquila, perché da nord. La studiamo e la promuoviamo tutta. All'inglese piace questo, piace scoprire tutta la biodiversità delle nostre regioni, quindi sapere il prodotto valdostano rispetto a quello abruzzese piuttosto che marchigiano. E le piace proprio quando viene proposto nella maniera più sincera e semplice possibile. Grazie, grazie per questo contributo. Annuiva il vicepresidente Addari quando sentiva parlare di narrazione legata al prodotto, di formazione e di giustamente capacità di saper trasferire questo capitale enorme. A lei vicepresidente. Sì, assolutamente, anche perché il direttore Costa sottolineava l'importanza del racconto vero. Quindi prima di tutto noi dobbiamo far emergere dalle nostre aziende questi racconti veri e poi saperli comunicare, saperli veicolare. Ecco, mi piace molto, negli ultimi anni ho visto ad esempio un'affermazione anche per piccole e medie imprese dei cosiddetti brand ambassador, è un concetto relativamente nuovo, no? Soprattutto nella piccola e media impresa. E capiamo sempre più che questi ambasciatori del marchio possono rappresentare davvero una leva importante poi per promuoverlo a livello internazionale. Se lo facciamo poi come sistema italiano e regionale, questo può dare senz'altro un grande impulso. E poi un riferimento potrebbe essere anche ai canali. Differenziamo i canali. Va benissimo la ristorazione, è fondamentale per le nostre imprese, ma formiamoci anche ad approcciare la distribuzione organizzata, perché lo ha insegnato anche la pandemia. Una pluralità di canali significa anche una pluralità di opportunità. Grazie per questa chiosa, siamo giunti quindi in conclusione, siamo giunti al termine della nostra trasmissione, non posso che ringraziare gli ospiti che ci hanno aiutato ad approfondire questo argomento, quindi saluto Alessandra De Santis, grazie, buonasera. Grazie, arrivederci. E ancora Roberto Costa, grazie. Grazie, arrivederci. In studio il vicepresidente Alessandro Addari. Grazie. Per la regia e le riprese rispettivamente Andrea Di Fabio e Francesco Berardinelli. Ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito. Vi do appuntamento lunedì prossimo alle 22:00.